a tutti ragazzi e ben trovati in questo nuovissimo video, io sono il vostro Joe, ebbene sì, come ben avrete anche potuto leggere qui sotto dal video, oggi ci ritroviamo in una nuovissima lezione e l'argomento più o meno di questa lezione sarà appunto riguardante Ludovico Ariosto. Va bene ragazzi, io non mi divulgo oltre e che dire, inizio con il video. Allora, Ludovico Ariosto nasce nel 1474 nel Reggio Emilia. Comunque, egli già da giovane seguirà il padre nei vari trasferimenti, fino ad arrivare a Ferrara, dove inizierà gli studi giuridici, che presto però abbandonerà per dedicarsi alla letteratura. Comunque, nel 1500 muore suo padre, ed egli è appunto costretto a mantenere i suoi 9 fratelli da solo. Per garantire più o meno i beni di prima necessità ai suoi fratelli e anche a se stesso, deciderà appunto di mettersi al servizio di Ippolito d'Este. Comunque, durante più o meno le sue varie mansioni per Ippolito d'Este, egli inizierà anche a scrivere L'Orlando Furioso tra il 1504 e il 1506. Comunque, L'Orlando Furioso ho deciso di non trattarlo direttamente in questo video, se no il video verrebbe abbastanza lungo, bensì lo ritroverete in un mio prossimo video, quindi ragazzi restate sintonizzati sul mio canale. Comunque, continuando sempre riguardante la vita di Ludovico Ariosto, nel 1517 Ippolito d'Este però diventerà vescovo di una città in Ungheria e quindi si trasferirà. Ludovico però deciderà di non seguire Ippolito e bensì di mettersi al servizio di un'altra corte, ossia quella di Alfonso d'Este, che gli affiderà anche più o meno una zona turbolenta della Toscana, dove lì appunto il suo compito, quindi il compito di Ludovico, sarà quello di mantenere la quiete in quella determinata zona. Nel 1525 egli ritornerà a Toscana insieme più o meno ai suoi cari. Una cosa molto importante da precisare è che più o meno il suo obiettivo già dalla nascita era quello di avere una vita abbastanza tranquilla, sogno che egli realizzerà anche. Comunque, nel 1532 finisce le varie edizioni dell'Orlando Furioso e nel 1533, quasi a 60 anni, purtroppo muore. Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel commento, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per restare sintonizzati sulle mie notifiche. Va bene ragazzi, io che dire, vi lascio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!